Salve ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Marco e il sesso gay. Sto scherzando, era uno scherzo, a me piace quello etero. Benvenuti su Flash Ask, dove io rispondo a domande di Ask in maniera flash, veloce. E non sto usando per spammare il mio Ask, quindi aumento i followers là e così spammo i miei video là e tante visualizzazioni. Non dite cazzate, mi fate incazzare! Quindi rispondiamo veloce alle vostre domande, ne stanno arrivando un casino. Cosa posso fare per non fare schifo? Non fare schifo. Dave chiede, che ne pensi di Dark Souls 2? Meglio l'1. 1 più 1 uomo non fa 6. Come fanno le persone che non dicono parolacce a rafforzare i concetti? Urlano, bro. Urlano! Non puoi mangiare il burro fuso nel naso di un istrice con il morbillo testa di ciolla. Marco, quando gli taglierai la barba? Quando nei tuoi video in cui sputtani cose urli sei incazzato veramente? Sempre. Tuo film, serie TV, show animato, libro, anime? Sì, ho detto anime preferito. Mi secco. Sei un massone. Infatti mi prendono sempre come scoglio quando vado a mare. Che ne pensi dei nerd? Che dovrebbero starsi zitti. Che scuola superiore hai fatto? Psicologia. Non vedete che sono un tipo che ragiono, quindi per forza psicologia devo aver fatto. Minchia, ho imparato a capire le persone. Che ne pensi degli yaoi? Hai mai fatto skate? Cosa ne pensi la gente fa skate? Non mi vedi che ho un fisico da skate? Ho fatto una half pipe 3 minuti fa, bro! Ciao Marco, ci racconti come eri a 16-17 anni? Quali erano i tuoi pensieri fissi, desideri e problemi e cosa è cambiato di più in confronto ad adesso? Grazie, prego. Marco, cosa desideri di più al mondo? Ops. Assurdo. Rolling Girl chiede, mi aspetto grandi cose per il nuovo episodio di persone che mi stanno sul cazzo, le riceverai. Oddio, io ti amo seriamente. Non mi va a me di amarti. Come ha fatto Nicola Maggi con quella sua facciazza di minchia a toccare le mine di quella sua amica? Perché serve un cervello, non faccia, stronzo. Dsda, sd, dsa, asd. Vabbè, blocchiamo in modo che rendiamo la tua simpatia per pochi. Roberto Ferraro chiede, tu e il Mo ci avete già consumato il matrimonio? L'abbiamo consumato, è molto useggetto il nostro matrimonio. Ne dobbiamo sempre comprare uno nuovo. Ciccio è omofobo o gau represso? Gau, eh? Ma perché non si vede mai tua madre nei video? Dai che è la battuta pronta. Dai che è la battuta pronta! Perché si secca? Marco è nazista o ebreo represso? Tu sei merda o merda? Nuova serie del secondo canale. Marco, fai un mini video comico con Dario Moccia? Ok. Ehi Dario, vuoi parlare di Pokémon? Sì, ma non so fare Dario. Conosci la pagina Il meglio e peggio della comunità italiana su YouTube? Certo, li conosco, sono dei grandi e saluto. Fatemi pubblicità, ragazzi. Ma davvero odio così tanto gli anime? Ti giuro. Dove le compri le brocche rimbalzine? In un negozio qua sotto casa mia che si chiama Bollicine. E ti giuro, si chiama Bollicine, non ho fatto la cazzo di rima. Porca miseria. Perché non fai un video e gli sbarbati sono una cosa bella? Ma che con... Facendo schifo ogni giorno di meno, c'è una previsione per quando non farai più schifo? No, visto il fatto che la gente si mette traguardi fra tanti anni, bisogna metterselo giornalmente. Quindi facendo schifo ogni giorno di meno, devi fare schifo, meno schifo di ieri devi fare, non vedi? Sta tutto qui. Sei un grande, me ne freghi il cazzo di questo sito di merda. Ti ho scoperto su YouTube a dicembre con il video di che cazzo dice la volpe. Porca miseria. Ho visto quasi tutti i tuoi video, complimenti, sei l'unico che mi ha tenuto incollato al computer. Beh, grazie amico mio. Quando leggo ciò che scrivi, lo leggo con la tua voce, tono e dialetto. Dio, pure mentre scrivo qui ti penso così, vaffanculo. Beh, il problema era se scrivevi a me e pensavi con la voce di Dario Moccia, bro. Say my name, puttano. Il tuo nome è puttano? Puttano. Quanto durerà il quinto episodio di... Quanto durerà il quinto episodio delle persone che... Quanto durerà il quinto episodio di persone che mi stanno sul cazzo? 6 minuti. Ma lo sai che dormo in chiesa, ci mangio, ci piscio e ci cago? Chiede Francesco. Dice Francesco Agnoli. Beh, che palle di vita. Cosa ne pensi, Zeb89? Che avrei voluto partecipare all'asta per i suoi occhiali. Vi ricordate? Aborto mai riuscito, spero che un giorno tua figlia deforme e negra riceva una trivella nel retto e nella fregna fino a vomitare un misto di utero, merda e intestino da quella boccuccia slabrata con violenza. Mammi, aiuto. Dato che ti stanno sul cazzo praticamente tutte le serie TV, Breaking Bad per te fa un'eccezione oppure no? Chiede Alessandro, cazzi miei. Fa una grande eccezione. Quando metterai il video del videogiocatore medio una cosa bella su YouTube? Presto. Diverrei gay only for you, guarda, non ne vale la pena. Chi hai contro le galline? Un cazzo!
Ma è vero che tutta la tua forza sta nella barba? No! No! Marco, quante docce ti fai al giorno? A volte me ne fotto, è una settimana finché non faccio puzza di cipolla. No, veramente, è sincero sono. Molto sincero voglio essere con voi. Dopo questo, persone che mi stanno sul cazzo 5, che video vuoi fare? Il videogiocatore medio è una cosa bella. Ciao Marco, vogliamo apparire nel video per dirti quanto tu sia figo. Piau, ce l'hai fatta, bro! Perché hai cercato di copiare i Pantella a sconfire in segreto? Io manco li seguo. Sei la protesi della tua stessa minchia, lo sai. Ma poi con quei capelli che vuoi fare? Travis di Taxi Driver? Complimenti per aver spammato la domanda due volte nel mio ask, bravo. Però insulti me, però vuoi essere notato. Fai cagare! Se avessi la possibilità di correre in mutande con un poncio messicano e delle maragas per strada urlando ai 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 ai. Lo sburritus è sbueno, lo faresti? Cazzo, domani. Solo una curiosità, cosa ti ha spinto ispirato a iniziare a fare video su YouTube? Non mi dava nessuna attenzione. Vero, è vero, non imbroglio cose. Mi piace fare video perché l'espressione vaffanculo, ero solo. Che cazzo. Il nome del tuo canale ha 7 lettere, lo sapevi? 7, in realtà ne ha 5 e 2 numeri. Mi dispiace. Ragazzi, questo primo episodio di Flash Ask finisce qui. Ci vediamo al prossimo episodio, dove impareremo come